Eccoci qui ragazzi con i pronostici della 23esima giornata di Serie A. Iniziamo subito con Verona-Bologna che si gioca venerdì sera. Partiamo dal presupposto che sconsiglio di giocarla. È una partita che vede di fronte due squadre che si trovano in momenti di forma differenti. Verona che vive sicuramente un miglior momento rispetto al Bologna. Credo che comunque sarà una partita in cui entrambe andranno a segno, quindi dico gol. Come marcatore provo con il Cholito Simeone che non segna da qualche partita. La difesa del Bologna diciamo che non è rassicurante. Passiamo a Genoa-Udinese. Genoa che vive un momento terrificante, ha cambiato allenatore. Udinese che è una squadra organizzata, quindi sarà difficile comunque per il Genoa portare dei punti a casa, motivo per cui dico X2 in favore dell'Udinese o in alternativa un multigol ospite 1-3. Come marcatore provo con Beto. Inter-Venezia, Inter che ritrova dal primo minuto i titolari, credo che sarà una partita senza storia. Qui vi vado a dire due cose, o uno più over 2,5 perché comunque la quota vittoria dell'Inter è molto bassa, 1,12 addirittura, quindi per forza una combo ci deve essere, o in alternativa un 1 handicap, ovvero che l'Inter vincerà almeno con due gol di scarto. Come marcatore, secondo me uno tra Lautaro e Dzeko, se non entrambi, timbreranno. Andiamo avanti con Lazio-Atalanta, che ultimamente è sempre stata una partita ricca di gol, e anche in questo caso infatti vi dico gol più over 2,5, Atalanta che parte leggermente favorita, credo che abbia un potenziale offensivo che possa far molto male alla difesa laziale che è tutt'altro che solida, anche se nelle ultime due partite con l'Udinese in Coppa Italia e con la Salernitana hanno trovato due clean sheet. Come marcatore Luis Muriel. Cagliari-Fiorentina, Cagliari che viene da una sconfitta di misura contro la Roma, ma ricordo che le precedenti due le ha vinte. Fiorentina che vive un momento d'oro, viene dal 5-2 contro il Napoli in Coppa Italia e dal 6-0 in casa contro il Genoa in campionato. Fiorentina che parte decisamente favorita, però farei attenzione, quindi dico X2 più over 1,5. Marcatore, parliamoci chiaro, vedo la difesa del Cagliari, Zappa, Altare, Goldanica, Lico, Giannis e dico può non segnare Vlahovic, mi sembra abbastanza assurdo, poi se non segna non ci posso fare nulla, però dico Vlahovic. Napoli-Salernitana, diciamo che posso fare un discorso identico a quello di Inter-Venezia. Dico o uno più over 2,5 che ci può stare, ma addirittura vi posso dire uno handicap meno 2, o che significa che il Napoli vincerà con almeno 3 gol di scarto. Come marcatore, secondo me, tornerà al gol Victor Osimhen che ci è andato vicino anche con il Bologna. Andiamo avanti con Spezia-Sampdoria, una partita che non mi giocherei personalmente, un po' strana. Spezia che viene dal colpaccio a San Siro contro il Milan, Sampdoria che ha cambiato allenatore, fuori da Versa, dentro Giampaolo. Secondo me la Sampdoria un gol lo farà. Quindi dico multigol ospite 1-3, ma non vado a dire altro perché non mi piace tanto come partita. Come marcatore, dico Ciccio Caputo che può trovare continuità dopo il gol al Torino. Torino-Sassuolo, partita sulla carta molto interessante. Credo che il Torino, parta favorito, in casa è una fortezza, secondo me non perderà, quindi dico 1x o in alternativa multigol casa 1-3. Marcatore, dico Brecalo. Empoli-Roma, entrambe vengono, o meglio, l'Empoli viene, la Roma ancora gioca, giocherà stasera contro il Lecce. Empoli che ha disputato una partita molto dispendiosa a livello energetico contro l'Inter a San Siro. Tra l'altro ha messo in campo diversi titolari, quindi secondo me peccherà un po' di stanchezza.
contro la Roma, motivo per cui vado a dire o x2 più per 1,5 o anche 2 fisso che secondo me può arrivare come marcatore Tammy Abraham. Terminiamo con il big match, il vero big match di questa giornata, Milan-Juve. Bisogna capire un attimino lo stato morale del Milan, che comunque viene dalla sconfitta in quel modo contro lo Spezia. Sicuramente la possono risentire a distanza di giorni. Juve che vive un bel momento, tra l'altro si è vista una bella Juve in Coppa Italia contro la Sampdoria. Credo che non perderà questa partita la Juve, quindi dico x2 o in alternativa multigol ospite 1-3. Come marcatore dico Paolo Dybala, che è in un gran momento, tra l'altro segna spesso al Milan. Lasciate un like se il video vi è piaciuto per supportarci, iscrivetevi al canale e seguiteci sulla nostra pagina Instagram Calcio con la F, che potete trovare in descrizione. Fate i vostri pronostici nei commenti e ci vediamo nel percorso.